Un'elezione in una città di 60.000 abitanti che si trasforma in un terremoto per il governo centrale. Quanto accaduto in Ungheria, dove nella circoscrizione di Veszprém il seggio è stato conquistato dal candidato indipendente Zoltán Kiss, che sostenuto dai partiti di sinistra ha ottenuto il 43% dei voti, conquistando il seggio vacante e facendo perdere a Fidesz, il partito del premier Viktor Orbán, la maggioranza dei due terzi al Parlamento. La gente, ha dichiarato al microfono di Euronews il docente universitario, ne è abbastanza della corruzione che ha raggiunto anche Veszprém. Dicono al governo di non rubare, credo che questo dovrebbe essere basilare in politica. Hanno mandato un messaggio al regime di Orbán, quello di smettere di rubare. Secondo i sondaggi, tra novembre e dicembre Fidesz ha perso circa il 10% dei consensi, segnale di un forte cambio nell'opinione pubblica ungherese. Credo che tutti sentissero da mesi che questa elezione sarebbe stata importante per l'intero paese. Siamo onesti, non mi attendevo questo risultato. Pensavo che il candidato di Fidesz avrebbe vinto. È stato un risultato sorprendente. Orbán, grazie a 5 anni di controllo del Parlamento, è riuscito a modificare la struttura dello Stato, Costituzione e legge elettorale in senso illiberale e occupare tutte le istituzioni del Paese. Per la sinistra, dice il nostro corrispondente, questo risultato rappresenta una speranza. I partiti di opposizione credono sia l'inizio di un processo. I politici di Fidesz seguono quel che è accaduto con preoccupazione. Sul suo profilo Facebook, il premier Viktor Orbán ha scritto che il suo partito non può sedersi sugli allori. Euronews, Veszprém.